La distribuzione di generi alimentari nell'ambulatorio di strada di Via Spertini, creato e gestito dai volontari dell'Istituto di Medicina Solidale, procede in maniera precisa ed ordinata e soprattutto senza sosta. Una volta a settimana vengono consegnati 30, ma anche 50 pacchi viveri per un mese. Chi ha prenotato si mette in fila, aspetta il proprio turno e ritira la spesa. Il servizio di distribuzione di cibo vive grazie al sostegno dei volontari e della collaborazione del Banco Alimentare. L'ambulatorio è una presenza ultradecennale qui a Torbella Monaca, una realtà onlus che non lascia indietro nessuno. Prima era, l'utenza erano più persone straniere che avevano difficoltà ad accedere al mondo del lavoro. Adesso gli italiani sono tantissimi, sono tante le persone che si trovano in difficoltà e chiedono un aiuto. Fotini, da 13 anni volontaria di Medicina Solidale, ci spiega come è cambiato il lavoro dallo scoppio della pandemia. Da 13.000 famiglie l'anno che in media aiutavano, l'incremento delle persone che si sono rivolte a loro ha sfiorato il 20%. Specialmente nella prima fase noi qui eravamo tutti i giorni praticamente in prima linea, avevamo gente che veniva tutti i giorni a chiedere un aiuto, gente che ha perso il lavoro, gente che si è trovata dal giorno al domani a non avere niente. Il cuore del centro di Torbella Monaca è l'ambulatorio di primo livello a disposizione dei più fragili. Abbiamo parecchi farmaci, quindi abbiamo la possibilità di, oltre che di visitarli, di fornirli anche di medicinali. Il problema un po' più serio si presenta quando vanno richieste esami del sangue, oppure radiografie, ecografie, eccetera, quindi visite specialistiche, qui bisogna appoggiarsi con conoscenze, con amicizie, con come cercare in qualche modo di ovviare a questa carenza. Chi accede all'ambulatorio sono coloro che un medico di famiglia non ce l'ha. L'utenza è ampia e soprattutto varia, italiani, africani, persone dell'est Europa, indigenti, privi della possibilità di accedere al servizio sanitario pubblico. Qualcuno è in possesso di questo tesserino che si chiama STP, che sarebbe straniero temporaneamente presente in Italia, a cui avrebbero diritto tutti, ma per loro è difficile anche farselo dare. Qual è la risposta dei residenti qui di Torbella Monaca alla vostra attività? Siamo visti bene, insomma i numeri ci dicono che siamo abbastanza ben voluti. E ora andiamo a...